Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Oggi, come ogni venerdì, vi facciamo vedere un po' cosa facciamo e i lavori che dobbiamo andare a fare in questi giorni. Oggi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a attaccare la legatrice a verde al nostro Ferguson perché è arrivato il tempo di usarla e ovviamente stiamo in fase di accrescimento molto veloce dei nostri germogli in vigna, per cui nei prossimi giorni dovremo andare a fare la palizzatura e per fare questo in parte usiamo questo macchinario, appunto la legatrice a verde. Ecco, nella prima parte di questo video vi facciamo vedere come noi la agganciamo, appunto questa legatrice verde, come la agganciamo al nostro trattore, di come la prepariamo affinché poi possa svolgere bene i lavori durante questa stagione. Nella seconda parte invece del video dedichiamo alcuni minuti allo svolgimento proprio del lavoro, per cui andremo in campo e vi faremo vedere un attimo come lavora. Comunque faremo un video dedicato nelle prossime settimane proprio al lavoro svolto da parte di questa legatrice, quindi dedicheremo un video e andremo ad approfondire un po' di più alcuni magari elementi. Ecco, come prima cosa dobbiamo andare a staccare il muletto al nostro Ferguson, perché il muletto ovviamente oltre a usarlo per l'uva in inverno lo usiamo per portare a casa un po' di legna, per cui in questo momento adesso andiamo appunto a staccarlo e prepararlo libero per poi attaccargli appunto la legatrice verde. Ecco, per staccarlo dobbiamo prima aggiungergli delle staffe qua dietro, praticamente delle specie di gambette, in modo tale che poi quando è libero dal trattore appoggi proprio su questi supporti in modo tale che stia in equilibrio. Ecco, adesso che abbiamo staccato il muletto, la vasca dell'uva, siamo pronti per appunto attaccare la nostra legatrice, quindi andremo ad attaccare sia le parallele, i componenti diciamo fisici per supportare la legatrice e poi ovviamente anche le componenti idrauliche ed elettriche che saranno poi nel funzionamento stesso della legatrice. Adesso dobbiamo andare ad attaccare la prima parallela, quindi con l'apposito gancio alla legatrice. E la prima è andata. Adesso abbiamo bloccato la legatrice alle due parallele del trattore. Adesso dobbiamo andare ad attaccare questo come diciamo terzo punto, perché poi da qua partiranno due tiranti di ferro in modo tale da tenerla poi equilibrata con il trattore. Eccolo qua. Adesso troviamo un altro perno che passi qui dentro in modo tale che resta bella verticale. Adesso procediamo con l'attacco del terzo punto, in modo tale che poi sia agganciato sia con le parallele dal basso che appunto con il terzo punto dalla parte superiore, quindi sia da attaccata al trattore e ovviamente poi l'ultima parte attaccata qui alla legatrice. Ecco. Ecco, adesso abbiamo messo il terzo punto, adesso dobbiamo posizionare i due tiranti in modo tale che poi lavori bella piana. Il primo l'abbiamo già posizionato in questo punto, adesso dobbiamo collegare il secondo tirante appunto tra il trattore e la legatrice. Ecco fatto. Adesso che abbiamo attaccato diciamo la parte strutturale del telaio della legatrice al trattore,
non ci resta che attaccare le componenti idrauliche e poi le componenti elettriche che servono a far funzionare la legatrice. Dobbiamo andare a inserire lo spinotto idraulico in modo tale che poi la legatrice possa avere la forza di lavorare. E poi dobbiamo collegare appunto la nostra centrale di comando al trattore, ovviamente grazie alle prese elettriche. Questa è la presa elettrica che serve appunto per far funzionare tutti i meccanismi, quindi andiamo a collegarlo a questo spinotto in modo tale che poi possa avere elettricità la legatrice. E poi il secondo spinotto è questo, che è solo del radiatore, quindi questo dà l'impulso ad accendersi al radiatore dell'olio in modo tale da tenere sempre fresco l'olio che usiamo, appunto l'olio che usiamo per far andare tutti i movimenti della legatrice. Ecco, adesso abbiamo collegato tutte le componenti. Dobbiamo adesso provare a vedere se arriva l'elettricità, quindi se quando giriamo la chiave sul joystick appare la luce arancione, siamo contenti perché vuol dire che va. E poi proviamo ad alzarlo, proviamo a fare dei piccoli movimenti e vedere se tutto gira nel modo corretto. Ok, la luce c'è. Adesso abbiamo visto che tutto in teoria funziona e dobbiamo andare a tirar via le due staffe su cui appoggiava appunto la legatrice durante il periodo invernale e poi andremo a controllare i fili in modo tale che poi sia veramente pronta insieme alle graffe, ovviamente sia pronta per lavorare. Ecco, adesso stacchiamo le staffe. Ecco, ovviamente avete visto come prima i movimenti fossero abbastanza lenti e questo è dovuto al fatto che il trattore al momento ha l'olio ancora freddo. Ovviamente quando andremo in campo dovremmo attendere un attimo e scaldare un po' tutto l'olio del circuito idraulico in modo tale che poi i movimenti siano più sciolti. Ecco, stacchiamo anche la seconda staffa e diciamo che la macchina è pronta a muoversi. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere appunto gli spaghi e in seconda battuta dobbiamo andare principalmente a ingrassarla. Ovviamente prima di metterla via avevamo fatto tutto l'ingrassaggio per l'inverno e adesso andiamo a ingrassarla in modo tale da far uscire il grasso vecchio e avere sempre la lubrificazione con un grasso recente per tutti quelli che sono i cuscinetti e tutti, diciamo, gli attriti metallici, quindi della legatrice. Ecco, adesso che abbiamo ingrassato la legatrice andiamo a passare i fili nei posti dove devono andare a scorrere in modo tale che poi veramente siamo pronti a partire. Qui bisogna fare un doppio giro attorno a questo tamburo in modo tale che sia frenata, diciamo, lo scorrimento del filo e quindi il filo stesso venga poi svolto tutto un po' in tensione in modo tale che resta bello teso e lungo poi il filare di viti. Ecco, adesso dobbiamo andarlo a passare il filo attraverso questi due fori in modo tale che si freni ulteriormente e venga bello, bello teso. Un lavoro un po' di pazienza, ma poi ci permette di, diciamo, far funzionare al massimo la legatrice, appunto il macchinario, in modo tale che poi il lavoro venga fatto bene.
prepariamo già il nodo finale fatto in modo tale che adesso veramente possiamo andare in campo. Abbiamo già posizionato le graffe nell'apposito spazio e adesso andiamo a vedere in campo come lavora. Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video, adesso noi proseguiamo con questo lavoro e vi abbiamo fatto vedere un po' a grandi linee come lavora la legatrice a verde. Nella prossima settimana uscirà un video specifico appunto dove parleremo un po' più nel dettaglio di questo lavoro e presenteremo un po' più di spezzoni di filmati appunto relativi a questo lavoro direttamente in campo, così vedete meglio come funziona. Come al solito vi lasciamo qualche scheda qui in fondo, così recuperate qualche video, iscrivetevi al nostro canale che ci fa super piacere e noi ci vediamo il prossimo venerdì, quindi con un nuovo video.